forza. Vai fuori, sto dicendo. Mi presento. Mi chiamo Emanuela. Emanuela. Emanuela Loi. Sì, proprio io. Sono sicura che molti di voi conoscono il mio nome. E per chi invece non lo sa, vi racconto un po' la mia storia. Dovrei parlare in sardo o in sardignolo? No. Sardignolo no, mai. Siamo suscettibili a riguardo. Ci offendiamo. Ma tanto, dove mi trovo ora è uguale. Potrei parlare in tutte le lingue. Quindi dicevo, Emanuela Loi. Ma chi doveva dirmelo? Che dopo aver preso il diploma magistrale, perché sapete, volevo fare la maestra. Mi piacevano tanto i bambini. E ne volevo anche tanti dopo essermi sposata con Andrea, il mio fidanzato. Un bel ragazzo. Sì, proprio bello. Vabbè. D'altronde, neanche io sono malaccio, no? Ah, l'amore. Ma è mai possibile che ogni volta devo perdermi? Allora, riprendiamo. Fidanzato, matrimonio, bambini, bla 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 bla. Ed eccomi con addosso una divisa. Sapete, la divisa l'ho indossata grazie a mia sorella. Era lei che voleva fare la poliziotta, non io. E invece lei nulla. E io che faccio? Vinco il concorso. E anche a pieni voti. Mi è successo come quelle ragazze che vanno a fare concorsi di bellezza e chiedono alle sorelle di essere accompagnate e... Opla! Si ritrovano la sorella Miss. Tipo la Loren, per intenderci. Quindi dicevo, divento poliziotta e mi trasferisco qui in Sicilia. A Palermo. O Paliemmo. Boh. Comunque sia, somiglia tanto alla mia Sardegna. Isola, sole, mare. Iniziano i primi addestramenti e mi dicono che hanno bisogno di me per i servizi di scorta. Onestamente, mi piace fare da angelo custode a chi sceglie di donare la propria vita alla giustizia. Eccoci arrivata l'estate e molti dei miei colleghi vanno in ferie. Mi chiamano e mi indicano un nome. Giudice Paolo Borsellino. Giudice Paolo Borsellino. Io in qualche modo mi sento onorata. Anche se poi ho saputo che lui non era proprio contento. Ma non per me. No. Perché sapeva di essere il prossimo. Ha rimproverato pure il mio capo. Questa ragazza mi sembra una farfalla. Potrebbe essere mia figlia. Non voglio morti così giovani sulla mia coscienza, intesi? E quindi, fuori dal suo servizio di scorta. Ma la vita aveva già deciso per me. Per noi. 19 luglio. Mi chiamano per sostituire una collega. Dai, non è pericoloso oggi il tragitto. Dobbiamo andare in pieno centro, a casa della mamma. Non è un rischio molto elevato. Eh già, non molto elevato. Ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo e come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. In poche parole si tratta di un attentato.
trovato, c'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, uno è ferito che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto. Cinque colleghi sono scesi giù e unitamente al magistrato, il magistrato stava suonando, non so se è un autobombo o qualcos'altro, probabilmente poi ho visto tutti i colleghi a terra e sarà l'unico sopravvissuto. Non sia amareggiato per me, dottore, non si porti quel peso sulla coscienza. Con la nostra morte molti siciliani hanno rialzato la testa. Lo dice sempre anche mia sorella.